Vi serviranno 2 uova, un cucchiaino di lievito per dolci, 40 ml di olio di semi di mais, 200 g di cioccolato fondente, 200 g di farina 00 di grano tenero, 120 g di zucchero bianco, un pizzico di sale, zucchero a velo. Prendete una ciotola, versate il contenuto di 2 uova, un pizzico di sale, 120 g di zucchero bianco, amalgamate bene il tutto. Amalgamate bene per almeno 3 minuti, dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate 200 g di farina 00 di grano tenero. Un cucchiaino di lievito per dolci. Amalgamate bene il tutto. Bene, a questo punto sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente. Sciogliete il vostro cioccolato fondente con 40 ml di olio di semi di mais. Versate il vostro cioccolato fondente nella ciotola. Con un cucchiaio lavorate bene il tutto. Solitamente il cioccolato fondente si versa con le uova. Noi facciamo il procedimento inverso per rendere questi biscotti ancora più cremosi e buonissimi. Quindi amalgamate bene il vostro cioccolato fondente con l'impasto. Otterrete un composto molto morbido che non appiccica più alle mani. Vedete? Adesso vi servirà una teglia, mettete la carta forno. Adesso vi serviranno 2 ciotoline. In una ciotolina ho messo lo zucchero bianco, nell'altra lo zucchero a velo. Prendete un po' di impasto, guardate che bella consistenza, non appiccica completamente. Create una pallina e la mettiamo prima nello zucchero bianco e poi nello zucchero a velo. Fate così per tutti gli altri biscotti. Sistemate i vostri biscotti nella teglia in modo distanziato tra loro. Mi raccomando, questo passaggio è fondamentale perché i biscotti tendono a crescere in forno. Infornate con un forno preriscaldato, mi raccomando, lo ripeto sempre, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato i miei biscotti a 180 gradi per 10, max 12 minuti. Quando si formano queste crepe, il vostro biscotto è pronto, però ovviamente controllate la cottura. Adesso non toccate assolutamente i vostri biscotti, lasciateli riposare nella teglia perché si presentano molto morbidi, tendono a indurirsi con l'aria, quindi non toccate i vostri biscotti, lasciateli raffreddare completamente. Come vedete, i biscotti sono cresciuti in cottura. Questo è importantissimo, come vi ho detto già prima, di mettere i biscotti in modo distanziato. Quando i biscotti si saranno completamente raffreddati, potete prendere i biscotti in mano. Una vera e propria delizia. Con le dosi che vi ho dato, ho realizzato circa 22 biscotti, poi molto dipende dalla forma che li date. Questa ricetta è davvero facile e veloce, una merenda perfetta che si prepara in pochissimi minuti. Credetemi, questi cioccolati, questi biscotti al cioccolato sono davvero extra buoni. Super golosi. 200 g di biscotti zuccherati, i classici biscotti che contengono lo zucchero in superficie, marmellata di limone biologica, 200 g di cioccolato fondente. Come prima cosa prendete i 200 g di biscotti zuccherati, classici diciamo biscotti secchi ma zuccherati in superficie, e sbriciolateli grossolanamente con le vostre mani. Adesso versate 3 cucchiai di marmellata di limone biologica. 3 cucchiai abbondanti. Come vedete sono cucchiai molto abbondanti. Con un cucchiaio amalgamate bene il tutto, schiacciate la marmellata con i vostri biscotti. Dopo aver amalgamato bene la vostra marmellata di limone con i biscotti, prendete il cioccolato fondente. Sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente.
Sciogliete il vostro cioccolato fondente con 2 cucchiai di olio di semi di soia o in alternativa potete utilizzare una noce di burro. Questo renderà più morbido e fluido il vostro cioccolato fondente. Vado a sciogliere il mio cioccolato fondente a bagnomaria. Ho sciolto così il mio cioccolato fondente. Questa è la consistenza che dovete ottenere, morbida e fluida. Adesso riprendete la vostra ciotola con i biscotti e la marmellata di limone biologica e versate il cioccolato fondente fuso. Adesso con un cucchiaio amalgamate bene il tutto. Dopo aver amalgamato bene i vostri ingredienti, conservate in freezer per almeno 20 minuti. Quindi ricoprite il tutto con la vostra pellicola e conservate in freezer. Adesso riprendete la vostra ciotola dal freezer. Poi prendete un vassoio e mettete un foglio di carta forno. Adesso dobbiamo creare delle golosissime palline. Quindi prendiamo un po' di impasto. E cerchiamo di dare forma ai nostri tartufini. Vi ricordo che sono tartufini croccanti di forma irregolare. Quindi prendiamo un altro po' di impasto, cerchiamo di fare proprio pressione e creare i nostri buonissimi biscotti al limone. Dopo aver dato forma ai nostri dolcetti, come vedete sono di forma irregolare, praticamente dovete cercare di unire il più possibile i vostri dolcetti e creare, diciamo, una pallina irregolare davvero golosa. Quindi, dopo aver creato la forma dei nostri dolcetti, facciamo riposare fino a che il nostro cioccolato fondente non si solidifica. Dopo che il nostro cioccolato fondente si è solidificato, a questo punto sciogliete 200 g di cioccolato fondente a bagnomaria con 2 cucchiai di olio di semi di soia. Ho sciolto così il mio cioccolato fondente. Adesso, con l'aiuto anche di una forchetta, rotolate il vostro golosissimo biscotto nel cioccolato fondente e poi lo riponete nella carta forno. E fate così per tutti gli altri biscotti, i nostri golosi tartufi. Se volete, potete seguirmi anche su Facebook o Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Bene, a questo punto non ci resta altro che aspettare che il nostro cioccolato fondente si solidifica. Il nostro cioccolato fondente si è solidificato e i nostri biscotti croccanti al limone ricoperti di cioccolato fondente sono pronti. Credetemi, sono una vera e propria delizia. Ho tritato così i miei biscotti. Adesso versate 2 cucchiai abbondanti di marmellata al limone. Questi sono i nostri cucchiai, come vedete sono abbondanti. Quindi primo cucchiaio e secondo cucchiaio di marmellata al limone. Con un cucchiaio amalgamate bene tutti i vostri ingredienti, quindi amalgamate bene la marmellata con i biscotti. Bene, a questo punto versate altri 2 cucchiai di marmellata al limone, come vedete super abbondanti. Uno. E due. Anche questa volta andiamo ad amalgamare bene la nostra marmellata con i biscotti. È importante mettere la marmellata poco alla volta. Bene, adesso versate l'ultimo cucchiaio di marmellata al limone. E andiamo ad amalgamare il tutto anche questa volta. Se volete potete seguirmi anche nella mia pagina Facebook e su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Il nostro impasto è pronto. Adesso prendete un vassoio e mettete 2 fogli di carta forno, un foglio di carta forno. Con il vostro impasto dovete creare delle palline. Vedete, si creano davvero facilmente. Quindi andiamo a creare tante piccole palline. Super golose.
Bene, ho creato così tutti i nostri dolcetti. Adesso sciogliete 200 g di cioccolato fondente. Sciogliete il vostro cioccolato fondente con 2 cucchiai di olio di semi di soia. In alternativa potete utilizzare una noce di burro. Questo renderà sia l'olio oppure il burro renderà il vostro cioccolato fondente più morbido e fluido. Vado a sciogliere il mio cioccolato fondente. Ho sciolto così il mio cioccolato fondente. Questa è la consistenza che dovete ottenere, morbida e fluida. Adesso semplicemente dovete fare rotolare il vostro cioccolatino, il vostro dolcetto al limone ricoperto di cioccolato nel cioccolato fondente. E fate così per tutti i vostri dolcetti al limone. Credetemi, sono davvero buonissimi e si preparano con soli 3 ingredienti. Davvero facilissimi. Ho ricoperto così di cioccolato fondente tutti i nostri dolcetti al limone. Adesso dobbiamo aspettare soltanto che il nostro cioccolato fondente si solidifichi. E voilà, i nostri dolcetti al limone ricoperti di cioccolato fondente sono pronti. Sono davvero facilissimi da preparare e buonissimi da mangiare. Si preparano solamente con 3 ingredienti. I vostri ospiti vi chiederanno il bis. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, lasciatemi un commento e fatemi sapere se anche voi provate queste delizie. Iscrivetevi perché ci sono davvero tante video e ricette super golose in arrivo. Uno tira l'altro, sono buonissimi. Una vera e propria delizia. Ciao, baci da Cartisia!